cinica che era importante, una più grande occasione è stata sfruttata da Barai, però parla un po' sottotono di quello che se ne svolge. Sicuramente Romagna Centro si è chiuso molto nella propria area, però è mancato un po' quel ritmo che Parma deve imporre quando gioca tutto quello che ha. Sì, direi che la prima parte non l'abbiamo fatta benissimo. Eravamo molli, non eravamo veloci nelle giocate come hai detto te, ma soprattutto eravamo molli. Questo mi ha fatto molto arrabbiare. La seconda parte invece siamo stati più concreti, siamo stati più efficaci nella manovra e come hai detto che siamo stati cinici, nel senso che abbiamo avuto quell'occasione e l'abbiamo sfruttata. Ecco, questa io penso che sia una vittoria sofferta ma importante. Oggi non siamo stati bellissimi, ma ci sono anche partite come queste, perché purtroppo troveremo sempre comunque squadre che cercheranno di chiudersi e per noi gli spazi sono pochi, ecco, dobbiamo abituarci proprio a lavorare su queste particolari partite. Ecco, abbiamo parlato insomma di un Parma un po' sonnolento, però l'aspetto positivo che abbiamo anche sottolineato in telecronaca è stata la tua scelta, perché con due cambi obbligati come quelli di Saporito e Giorgino, non avendo a disposizione i cambi nel tridente offensivo che magari potevano dare un po' di velocità in più, hai dovuto scegliere di cambiare gli interpreti nella loro posizione e questo ha fatto il gol di Baracca. Sì, ho la possibilità di girarli perché loro sono ragazzi incredibili, nel senso che hanno delle capacità anche di adattarsi ai ruoli diversi. Questa è una cosa importante perché chiaramente mi mette in condizione di muovere la squadra in determinate maniere, in determinati modi. Questo è un valore che dobbiamo portare avanti, ma dobbiamo portare avanti quello spirito che non abbiamo avuto il primo tempo. Nel secondo tempo abbiamo avuto uno spirito di sacrificio, di allottato con il pallone che l'ho chiesto e penso che la vittoria sia stata proprio meritata per questo. Adesso più sei sulla seconda, si può parlare insomma di un piccolo passo avanti importante per il Parma adesso. Ma noi stiamo facendo un percorso importante, fatto di tassellini che dobbiamo inserire domenica dopo domenica, gara dopo gara. Questo è un altro tassellino importante, non possiamo permetterci rilassamenti perché purtroppo nel calcio, anche te lo sai, essere rilassati, prendere convinzione, quello si prende convinzione da quello che si fa e soprattutto da quello che non riusciamo a fare e lavorare su quello che non riusciamo a fare, perché oggi, ripeto, la prima parte in alcune situazioni si è stati leziosi, ma al di là dell'atteggiamento praticamente si è stati lenti e chiaramente loro, c'erano anche gli avversari che non ci hanno permesso di fare determinate giocate. Dobbiamo migliorare però nell'ordine di stare in campo e nell'ordine di manovra proprio per trovare quelle soluzioni per andare poi a concludere nella maniera che proviamo durante l'allenamento. Però domenica si gioca a Cabassi, insomma la scorsa stagione è stato un terreno fortunato per il Carpi, no? Che contro ogni pronostico è arrivato in Serie A, non gioca più quest'anno lì, però insomma questo Parma può davvero in due anni arrivare a giocare una Serie B. Innanzitutto facciamo questo campionato, poi quello che sarà l'anno prossimo non so, ci sarà un'altra battaglia, adesso recuperiamo, devo dire che sono stato molto contento del lavoro che hanno fatto gli attaccanti perché alla fine erano sfiniti da Barai a Chris Bovardi, allo stesso Musetti che è entrato con lo spirito di sacrificio e da Lauria. Questo io penso che sia importantissimo avere questo spirito qui e non perderlo. Allora, grazie. Grazie, ciao.